Innanzitutto buonasera a tutti, io è la prima volta che vengo qui insieme a questa conferenza pregata per un motivo semplicissimo. A me mi piace sempre essere schietto, leale, sincero. Niente, l'illusione di mercoledì la sto assorbendo. Ecco, perché sennò non si sente tanto qua. Beh, la cosa che dicevo, la delusione di mercoledì la stiamo assorbendo, ci siamo visti, sentiti, confrontati. C'è una squadra che ha capito la gara e c'è una squadra che soprattutto vuole ripagare questa fiducia che abbiamo questi ragazzi, questi giocatori che secondo me faranno il massimo per centrare l'obiettivo. Hanno sbagliato una gara e questa è una cosa che fa parte del calcio. Poi ripeto, siamo confrontati, tra l'altro io mi piace sempre parlare quando parlo di squadra, allenatore e società. L'allenatore che è qui vicino a me lo può confermare, con la sua naturale schiettezza che lo contraddistingue, vedo, guarda, io vorrei un atto di stima, un atto di fiducia, perché mi sento pressato, mi sento direi consapevole di quello che ho fatto. Io dico, guarda, questi sono, diciamo, il mio mandato, le mie dimissioni, guarda, non scherzare davvero, perché qui tu hai tutta la nostra stima, stima vuol dire la mia, della società, del Presidente, di Spalenza, di tutti, e dico, guarda, non dire anche perché le tue dimissioni, non scherzare nemmeno, perché io sono convinto che tu hai lavorato bene, la classifica parla per te da quando sei venuto, i numeri parlano per te, la squadra è tutta unita con te, noi siamo uniti con te, sicché squadra e la tua società sta tentando l'impresa. Questo è quanto possiamo promettere agli sportivi, domenica faremo il tutto per ripagarli. Cioè, noi siamo, diciamo, un gruppo granitico, possiamo fare degli errori, la squadra può sbagliare, però c'è la mentalità e la voglia di risalire. Ripeto, qui c'è la fiducia estrema nel natore, c'è la fiducia nei giocatori e c'è la fiducia che abbiamo noi dal Presidente, che come tutti i Presidenti è uno che vuole vincere a casa. Noi cerchiamo di accontentarlo, siamo sereni, speriamo domenica di capovolgere la brutta gara che abbiamo fatto. La volontà e la forza c'è, la squadra ho sempre detto che ha dei valori e questa è la cosa più importante. Che io mi sento amareggiato per me quella lì, ma non deluso per tutto quello che è successo allo Spezia Calcio. Una partita si può sbagliare, abbiamo sbagliato, cerchiamo di migliorarci. Il resto, ripeto, sono venuto qui appositamente per ripartire la stima, la mia fiducia a parte della società del natore. Un allenatore che secondo me, non sta a dire, Paganino me l'ha fatto non bene ma benissimo. Sì che questo è il mio pensiero, quello che volevo dire, volevo ribadire chiaramente che siamo tutti uniti, che c'è una sintonia completa e soprattutto c'è una stima verso una squadra e verso l'allenatore. Io credo non abbia poco da aggiungere, se volete fare qualche domanda. Niente, la domanda, tu hai detto che praticamente Michele Serena si voleva dimettere, è questo? Se il problema, cioè poteva essere Serena, l'ho sgombrato subito, il problema non è, anzi siamo contentissimi di quello che c'è. Io l'ho conosciuto da 20 giorni, non è che sia, da tu l'ho visti tanti, siamo dei minimi dubbi, lui mi ha dato un assist, mi ha dato assist rimettendosi tempo, soldi e forse carriera, perché lo Spezia, ricordate, guarda qui, lo Spezia, ricordate, ci ha fatto una gara di Coppa Italia, io non dico che lo Spezia vincerà, farà un po' come l'opera in piazza la schiamazzata, dico lo Spezia è presupposto per giocarsi tutto, lo Spezia vero, c'è che per me, lui è stato molto corretto dicendo, cari signori, io è stato credo abbastanza, ma dico io quando parlo io intendo il Presidente, Spalenza, la società, se parlare meno, ma non è un problema. Il problema di fondo è che lui, da persona onesta e corretta, si è sentito, sto dovendo, io ho sto problema. Io però sono, ma neanche sapevo, perché io di Serena, che conosco da 20 giorni, ripeto, stima, Serena non è un problema, i problemi non sono Serena, i problemi non sono. Cioè Serena ha fatto bene, Serena parla i numeri, Serena parla
quello che io vivo con i giocatori, io vedo quello che fa Serena spogliatore, vedo come ragiona Serena, vedo come Serena gestisce il gruppo, vedo la squadra che con Serena, cioè non c'è cioè problema, in 30 secondi non sono mai corto, non può dire se ho vaccinato delle diverse, non c'è questo problema, io l'ho fatto e lui ha fatto questo tipo di. Sono subito sgombrato, questo è la cosa, ripeto, Serena è qui con noi, siamo qui, siamo. Perché noi siamo persone che la luce del sole fanno le cose, poteva starsene anche figli, ma io mi sento un dovere di dirlo io per lui, perché almeno lui dice, io tranquillo e capisce la fiducia di tutti, tutti intendo di tutti. Ripeto, poi ripeto, saremo noi a essere bravi a riportare il picco dalla nostra parte, però ripeto, Serena 1, la squadra 2, la società 3, e sono insieme, faranno di tutto per vincere questo campionato, poi non ci riusciranno. Poi c'è l'Italia, arriva il Vigorelli tutti gli anni, a fine anno ci sarà le conclusioni, però ripeto, ci compriamo ogni equivoco. Beppe, vuoi aggiungere qualcosa? No, io non c'è credo molto da aggiungere a quello che ha detto Nelson Ricci. C'è solo da stringersi, l'ho detto prima qualche tuo collega, società, squadra, mister, tutti i componenti, perché adesso arriviamo alla parte quella più importante, i test, siamo arrivati dove volevamo arrivare, ci siamo arrivati, dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi e stando soprattutto tutti vicini uno all'altro. Non è stato simpatico credo per Michele, ma soprattutto per i giocatori quello che è successo mercoledì, ma assolutamente la società è ben conscia di quello che ha sia parco giocatori, il tecnico e tutto lo staff che gira intorno allo Speziacalcio. Siamo coscienti, siamo tranquilli, dobbiamo solo lavorare, cercare qualche intoppo ogni tanto c'è. Vediamo il Milan cosa ha fatto che, con la Fiorentina, però è ancora lì. Mi sembra giusto che la società in questo momento sia vicino alla squadra. In questo momento Nelson è più qua rispetto a quando c'ero io, perché avevamo gli uffici qua, ma comunque tutti i giorni della squadra ci sentiamo. È ovvio che io in questo momento ho anche altro da fare, qualcosa di tipo a Milano, riunione per quanto riguarda i diritti televisivi. Stiamo vedendo anche altre cose che nei prossimi giorni vi verranno presentate. Credo sia quello che vi verrà presentato una cosa importante, non sarà né a livello di una cosa che ritengo sia opportuna per portare ancora più gente al picco in maniera più serena e più tranquilla. Però diamo il tempo una volta che questa cosa che stiamo valutando e cercando di mettere insieme per presentarla con tutti i crismi che deve avere. Oggi è una conferenza stampa, è una riunione, un incontro proprio per sgomberare il campo da qualsiasi, vivo la città, ci sono dentro, qualche rumor, di rumore e di cose non ne abbiamo bisogno, né noi né nessuno. Dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare e lavorare ancora. Sentiamo Michele Sereno. A riguardo? No, sì, anche a riguardo di questo. Riguardo io non devo dire assolutamente nulla, ringrazio la società perché penso che ogni discorso abbia la sede opportuna e i chiarimenti che ci dovevano essere li abbiamo avuti in questi due giorni in sede, per cui mi limito a dire questo. Se volete parlare della partita, ho brevissime cose da dire anche sull'incontro di domenica, in quanto noi, come squadra, dobbiamo solo dare una risposta caratteriale alla gente che verrà a vederci. Senza parlare tanto di entrambi nei tatticismi, l'unica cosa che è ben consapevole a tutti è quella che dobbiamo dare una risposta e in qualche modo farci perdonare della brutta prestazione che è stata fatta mercoledì scorso. Questo è l'intento. Ci stiamo preparando per questa partita, cercando di soddisfare quelle che sono le attese in primis delle nostre. A livello fisico? A livello fisico stiamo recuperando come qualsiasi altra settimana post gara infrasettimanale, per cui anche oggi è proseguito un lavoro di recupero e io penso che già da domani, anzi sicuramente da domani,
le fatiche, le tossine di mercoledì siano sparite. Qualche recupero anche di chi non ha giocato mercoledì? No, difficile. Ad oggi è difficile ipotizzarle. Darai una chance alla solita squadra che ha giocato mercoledì di potersi, diciamo, la squadra, in campo la squadra migliore che mi garantisce quello di cui lo Spezia ha bisogno di domenica, senza guardare carte d'identità e facce, perché non l'ho mai fatto e continuerò a non farlo, tenendo conto del recupero di chi ha giocato mercoledì, si è recuperato totalmente dietro un conto e se avrà ancora delle scorie e giocherà qualcun altro. Del resto io penso che abbiamo sempre detto che è una rosa composta da tanti validi giocatori, per cui non sarà sicuramente un problema. Due parole sugli avversari? Una squadra tosta, una squadra che corre, che mette in difficoltà tutte le avversarie, il direttore lo sa, è contato anche lui anche prima, per cui una squadra di corsa. Ci sono dei giovani interessantissimi che fanno parte anche della nazionale di categoria, per cui, ma al di là di questo io penso che noi dobbiamo dare una risposta veramente caratteriale, di grinta, di volontà, far vedere con i fatti che mercoledì è stato un incidente di percorso. Grazie. Grazie.